Per le celebrazioni ferrucciane a Gavinana è stato Cosimo I, figlio del celeberrimo condottiero Giovanni delle Bande Nere, a essere imputato nel processo storico davanti al tribunale intitolato al giornalista Rosario Poma, un appuntamento tradizionale nelle manifestazioni dedicate a Francesco Ferrucci. Quest'anno sono state rinnovate sia le manifestazioni e è stata rinnovata anche la formula, cercando di renderla più snella, più veloce, mentre gli anni scorsi si basava su delle relazioni storiche da parte di esperti o meglio ancora testimoni formati sui fatti, quest'anno ci sarà un botta e risposta sempre fra i testi di persone informate sui fatti e la giuria stessa e volendo anche con il pubblico se ci saranno domande. L'obiettivo è di rinnovare una formula che sia pur sempre di successo, poteva mostrare oramai un po' l'usura degli anni e di renderla più veloce, più apprezzabile dal pubblico e ci sarà sempre, come gli anni scorsi, il doppio verdetto, quello della giuria tecnica e quello della giuria popolare. Despota sanguinario, politico illuminato, sotto di lui la Toscana si elevò a Granducato, il dilemma affrontato dal Tribunale. Da un punto di vista umano, politico, culturale fondamentalmente, è veramente un uomo a cui la Toscana deve molto. Per esempio, non so, Pisa, l'Università di Pisa, l'Orto di Botanica, l'Accademia con 70 letterati e artisti vari. Insomma, è un uomo veramente, ma anche in famiglia è un uomo molto intelligente, molto capace. Quindi credo che sarà molto arduo per l'accusa dimostrare qualcosa che non sia, diciamo, che sia contro. Cosimo è stato un personaggio particolare ma completamente sleale, un tiranno, ha levato le libertà ai fiorentini, si è fidato delle sue spie che gestivano le cose fiorentine in modo tale da riferire a lui e lui condannava senza tanta pietà tutte le persone che lui considerava contro il suo potere. Assolto per insufficienza di prove, senza escludere un supplemento di indagini storiche, è stata la sentenza del tribunale Rosario Poma, con la giuria popolare che si è espressa per questa formula per 68 voti contro 32.